Un saluto a tutti. Oggi volevo mostrarvi alcuni articoli che ho in collezione. Non si tratta di edizioni un video, ma si tratta comunque di oggetti legati al mondo del cinema che secondo me sono interessanti. Piccola premessa, e mia madre gestisce un piccolo cinema locale da un po' di anni. Inizialmente avevamo un proiettore 35 mm a bobina e negli ultimi anni ovviamente ci si è digitalizzati con l'acquisto di un proiettore 4K della Sony. Tra l'altro poi ho deciso che girerò un video anche in cabina di regia, così vi mostrerò il principio di funzionamento di un proiettore digitale e quello appunto a bobina. È proprio su quest'ultime bobine che volevo poi farvi vedere gli oggetti di oggi. E per chi non lo sapesse, quando un cinema riceveva il film a bobina, il film era smontato su più bobine e che poi il montatore andava comunque a mettere insieme, creando poi la pizza grossa del primo e secondo tempo. All'inizio del primo tempo, comunque alla fine, quando uno comunque voleva inserire dei trailer, i trailer venivano consegnati in piccoli contenitori, appunto contenente la pellicola 35 mm del trailer, che veniva poi quindi montata, per dire, all'inizio del film, come facevamo noi, per poi dopo finito il lavoro, finita ecco la proiezione, quando il film andava riconsegnato al distributore, c'era da rismontare tutto e ovviamente che smontare i trailer e quant'altro. E peccato che oggi, diciamo, con i proiettori digitali si è persa un po' questa parte così un po' manuale, artigianale del proiezionista, però vabbè, sono i tempi che cambiano. E vi volevo infatti mostrare alcuni trailer che ho conservato proprio perché secondo me sono pezzi interessanti. Allora, questo per dire è una scatola di un trailer, nello specifico questo, vabbè, se c'è scritto ok, sì, vi dico anche quelli che sono i film contenuti. Questo è Gangs of New York, sono scatole diverse in base alla casa di distribuzione. All'interno di questa scatola di metallo qui troviamo praticamente la pellicola 35 mm che contiene appunto il trailer, e questo appunto il trailer che veniva poi unito alla pellicola del film, per dire, nell'inizio, e quindi poi veniva trasmesso da questa pellicola 35 mm sul maxi schermo. Sono oggetti che comunque ho deciso di conservare perché effettivamente mi piacciono. Come vedete, insomma, sono delle belle scatoline. In questo caso è una scatolina metallica. Invece poi andiamo a vedere quelle che ho della Warner Brothers, che mandava poi scatole di plastica di questo tipo. Ecco qui abbiamo Harry Potter e l'Ordine della Fenice, e anche qui all'interno il suo trailer. Sì, stavo cercando di capire se potevo farvi vedere minimamente un po' la pellicola, ma nel video che ho fatto in questo modo dubito. E comunque qui abbiamo il suo trailer. Poi, sempre per Harry Potter, questo qui è Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. Sempre ovviamente con la scatola analoga all'altra, perché è sempre Warner Bros. E al suo interno, ecco, questo tra l'altro aveva già poi il... non mi ricordo questo tecnicamente come si chiama, comunque che serve poi per far girare sostanzialmente la pellicola. E anche qui sostanzialmente in 35 mm c'è tutto il trailer. Poi lo stesso tipo di scatola, adottato però con colore blu dalla Buena Vista. Ecco qui, e qui abbiamo Sin City, tra l'altro. Ecco, questo infatti lo conservo volentieri. Ecco qua, Sin City. Sono articoli che ovviamente oggi purtroppo non servono più a niente, però qualcuno l'ho conservato proprio perché alla fine, insomma, sono bei prodotti. E poi qui abbiamo ho tre scatole, ecco, di questo tipo. Non ricordo questo... chi era il distributore. Qui sono scatole di plastica e sempre all'interno la pellicola. Allora, qui ho poi ogni scatola ovviamente del trailer conteneva applicata poi la targhetta con il film. Questo è Matrix Reloaded. Purtroppo non ho il primo Matrix, che lo avrei preferito. Casino Royale. Ah, questo è giusto, queste scatole erano quelle della Sony, esatto, infatti, sì, Casino Royale, guardavo, ah ok, sì, qui sta una etichetta di presentazione, comunque proprio Sony. Anche queste sì, non sono brutte. E poi l'ultimo, di Aviator.
Sì, sono prodotti, diciamo, assolutamente comunque interessanti. Ecco, a me piace comunque conservare i vecchi cimeli del cinema. E anche qui, appunto, abbiamo di Avieto. Come dicevo, poi l'argomento cinema lo affronterò, anche, vedete, con contenuti, insomma, un po' diversi dal solito, un po' diversi dai video unboxing, comunque consiglio di film. Avendo una sala di proiezione a disposizione, cercherò comunque di creare, insomma, qualche contenuto che sicuramente quello potrà essere interessante. Tempo, ecco, di organizzarmi e assolutamente comunque girerò il video, come dicevo prima, all'interno della cabina, ecco, di regia, per così dire, cabina di proiezione. Così, appunto, vi ho già anticipato, vi farò vedere un po' come funziona la centralina del Dolby con poi il proiettore, che sicuramente, per chi non l'ha mai visto, è comunque uno step, diciamo così, interessante. E con questo è tutto, spero che questo tipo di contenuto vi sia piaciuto. E se il video vi è piaciuto, mettete un like. E se vi interessano, appunto, gli argomenti di cinema e questioni annesse, seguitemi perché cercherò sempre di portare qualche contenuto interessante. Con questo è tutto e ci vediamo al mio prossimo video.